presenza di Dario Bencini, che apre, secondo me, una possibilità ulteriore, aumenta, incentiva il confronto che voi con il governo, qualunque governo ci fossero stati, lo fate in questi anni. Se il canale è molto più comunicativo e si entra nel merito delle questioni, certamente daremo il contributo. Dico solo una cosa, la casa oggi manca perché manca il lavoro. Perdi la casa, perdi il lavoro, perdi la casa. Questa è la ragione principale, dietro la quale è ovviamente la madre dei mutui, dell'affitto, di quello che non può fare. Se uno non c'ha lavoro e non è un lavoro precario, non è possibile che abbia un appartamento, una casa. Neanche che lo compri. Neanche che lo compri. Quindi ci confronteremo e siamo contenti. Do la parola a Daniele Barbieri del Sunia, cui do 10 minuti. Annuncio anche una relazione di servizio. Coloro che dormono in hotel, ma anche intendono mangiare a cena qua, devono comunicare i nominativi a Fabrizio all'inizio della sala, così sappiamo quante persone sono in più rispetto all'hotel. Grazie. Daniele? Grazie. Intanto naturalmente i ringraziamenti miei e dell'organizzazione che rappresento per questo invito al vostro congresso, che ormai è diventato un rito. È un momento importante di confronto e come tale lo prendo, sarà quindi un saluto formale, anche se l'impegno di rimanere nei tempi naturalmente c'è. Parto da due considerazioni che condivido pienamente, in verità condivido molte delle cose che sono state dette da Walter nella sua relazione introduttiva. Le due cose iniziali mi convincono pienamente e fanno parte della nostra elaborazione comune, che è quella di smetterla di pensare che il problema della casa dentro questo paese sia un problema risolvibile attraverso provvedimenti emergenziali. E il secondo aspetto è che non si può pensare che il problema abitativo dentro questo paese sia una cosa avulsa da una crisi più generale economica e da una crisi molto probabilmente non soltanto economica ma anche di valori e di centralità dei problemi, di centralità della persona. Ce ne aggiungo un'altra, stimolato anche dall'intervento su cui poi ritorno, non potrei fare altrimenti, del Vice Ministro, che è questa: noi dobbiamo cercare di costruire una vertenzialità ed una progettualità che abbia il respiro delle cose che ci dava Walter nella sua introduzione. Ricordo un altro elemento importante, quello famoso sciopero generale sulla casa che ha dato vita a una riforma vera all'epoca della legislazione sulla casa, che aveva una ispirazione di prospettiva e non emergenziale e cercava di traguardare una risposta che fosse una risposta adeguata ai bisogni. Noi dobbiamo avere quella caratteristica là, ma con un elemento importante, un altro elemento importante di novità che lo ricordava lo stesso Vice Ministro. Noi oggi abbiamo la necessità di trovare la risposta al fabbisogno abitativo all'interno dei processi di rigenerazione e di recupero urbano. E questa è una cosa estremamente difficoltosa, non è una cosa semplice e probabilmente non è una cosa neanche introiettata per esempio dalla cultura urbanistica, che ha troppo spesso interpretato la rigenerazione e il recupero urbano più come un fatto estetico, naturalmente non parlo di tutti, più come un fatto estetico che come una versante attraverso il quale cercare di soddisfare il fabbisogno abitativo. E per questo, per esempio, è assolutamente importante la proposta, che è condivisibile, è anche una nostra proposta, quella di costruire insieme, se è possibile, un movimento per il recupero degli stabili abbandonati. Qui faccio soltanto una parentesi e apro ad un chiarimento successivo, perché giustamente Walter sollecitava anche di dire le cose non soltanto per dire siamo d'accordo, ma anche quelle su cui non siamo d'accordo. Molto probabilmente siamo d'accordo anche sulla questione delle occupazioni, cioè ci mettiamo seduti un
a ragionare. Quello che noi teniamo a precisare, quello per cui noi ci siamo sempre battuti, è la certezza del diritto e il rispetto della legalità per le famiglie che attendono pazientemente in graduatoria. Questo è un principio generale a cui non possiamo e non derogheremo mai. Altro ragionamento è cercare di costruire un movimento di proposta e di lotta per il recupero degli stabili abbandonati, affinché questi stabili abbiano poi caratteristiche e finalità sociali. Su questo siamo disponibili a ragionare in qualsiasi momento, anzi accogliamo con favore l'invito e ci prenotiamo per un confronto successivo al vostro congresso con il nuovo gruppo dirigente e naturalmente nelle realtà territoriali, per costruire poi insieme dei momenti di potenzialità che abbiano queste caratteristiche. Fatemi dire in pochi minuti che cos'è che io ritengo non funzioni nella strategia che il governo ha adottato, a parte la considerazione generale che comunque i provvedimenti in parte, anche nelle singole parti, anche condivisibili. Per esempio sono importanti il fondo per la morosità incolpevole come concetto, non come dotazione finanziaria, è importante incentivare il canale contrattato, sono importanti alcuni pezzi, ma il problema è che è assente completamente una strategia per affrontare il disagio. Il social housing non è la risposta, o meglio, non è la sola risposta. Noi abbiamo probabilmente facciamo un errore di fondo, non so se voluto o dovuto a non particolare attenzione. Noi partiamo dalle esigenze, mi pare di poter cogliere questo negli ultimi atti dei governi che si sono succeduti, ma poniamo una particolare esigenza all'offerta, legittimo. Cioè, il problema dei costruttori, delle aziende costruttrici in crisi è sicuramente un problema che tocca per esempio prima di tutti i lavoratori, figuriamoci. Ma non possiamo pensare di risolvere il problema del fabbisogno attraverso la risoluzione del problema ai costruttori, o meglio, lo possiamo risolvere ma soltanto parzialmente. Cioè, se noi continuiamo a pensare che la domanda sia fatta essenzialmente di soggetti che hanno soltanto bisogno di un piccolo incentivo in termini di aiuto diretto o di sconto per acquistare casa, e vuol dire che abbiamo un'analisi della domanda che è completamente sballata. Facciamo un'operazione verità, ribaltiamo il ragionamento e cominciamo a ragionare della domanda. Di che tipo di domanda, di che capacità reddituali ha la domanda, per tarare poi le risposte per permettere una soluzione al disagio abitativo. Se noi pensiamo che basti intervenire su gli aspetti un po' d'emergenza con qualche soldo e continuare nella politica della proprietà della casa, io non ho nulla ideologicamente contrario, se tutti si potessero permettere l'acquisto della casa avremmo risolto il problema di questo paese, non è questo il punto. Il problema è che non è così, cioè chi oggi soffre il disagio abitativo è un soggetto che ha una capacità economica molto ma molto limitata, è un soggetto debole, è un soggetto che ha un lavoro precario, è un soggetto che ha bisogno, per esempio, lo dicevi ci possiamo dare del tu, lo dicevi anche tu, ha bisogno di un appartamento piccolo per andare a studiare o per andare a lavorare, e quel lavoro molto spesso, anzi troppo spesso, è sottopagato. Quindi io adesso ho citato soltanto alcuni esempi, ma è quella la domanda, come si esprime veramente sui territori. Se noi pensiamo di dare una risposta a quella domanda attraverso gli incentivi all'acquisto, vuol dire che non abbiamo capito granché. Mettiamola così. C'è bisogno di un'inversione di rotta, c'è bisogno di un'inversione di paradigma, cioè dobbiamo ripartire da un'analisi seria della domanda e cercare di dare delle risposte adeguate. All'interno di queste risposte c'è sicuramente lo sviluppo dell'edilizia pubblica,
non possiamo fare altrimenti, cioè pensare di ridurre ulteriormente un patrimonio che è già risicato significa accentuare ancora di più quello che sta succedendo in Inghilterra. Non so se qualcuno di voi ha letto di una manifestazione che c'è stata ai primi di gennaio, mi pare, no, alla fine di gennaio, a Londra, di protesta perché il governo inglese, attraverso il diritto all'acquisto, che guarda caso è molto simile al disegno, al decreto ministeriale di Rubi, anzi è una fotocopia, e quel provvedimento là ha provocato un'ulteriore espulsione dei ceti meno abbienti, non dai centri storici da cui erano stati espulsi già tanto tempo fa, ma addirittura dalla prima fascia periferica, per sostituirlo con interventi speculativi che complessivamente hanno comportato, cito soltanto un caso, di un grande insediamento, la riduzione di 1000 appartamenti di edilizia sociale in 70 appartamenti di edilizia sociale. Tutto il resto è stato venduto a prezzi stratosferici che nessuno si poteva permettere. Quello è l'esempio che Lupi aveva in mente, e quello è l'esempio che molto probabilmente hanno in testa quelli che vogliono utilizzare l'edilizia pubblica attuale per portare avanti operazioni speculative in grande stile. Ricordo a tutti che oggi l'edilizia pubblica dentro le varie città per molti aspetti rappresenta dei punti di resistenza, anche di resistenza sociale, lo diceva Walter. Intervenire su quelli e svenderli, e spendere quel patrimonio, significa riconvertire e espellere nuovamente centri sociali più deboli. Ecco perché non funziona quella strategia. Quindi, per chiudere, edilizia pubblica sicuramente, perché il canone sociale è indispensabile, per esempio per risolvere il problema delle famiglie che oggi hanno una proroga fino al 28 giugno e che, concordo pienamente con quello che diceva Walter, non possono pensare di trovare una soluzione attraverso un contratto d'affitto nuovo. Il problema, mi dispiace che Nencini se n'è andato, è che quei pochi soldi che ci sono per recuperare quegli alloggi ancora non sono stati ripartiti, stanno ancora lì fermi. Ma nonostante questo, il tempo corre e la fine di giugno è assai vicina. Altra risposta può essere sicuramente una parte di edilizia in partecipazione con il privato, ma non può essere quella esaustiva, e se le caratteristiche sono quelle che abbiamo conosciuto in alcune città, con appartamenti che costano 1000 euro al mese d'affitto, non credo che sia in assoluto neanche una soluzione. E perché no, anche un parziale contributo, anche se intervenire sui mutui per renderli agevolati oggi che stanno al 2% a tasso fisso, sinceramente non capisco perché dobbiamo buttare i soldi, può anche esserci una cosa di questo genere, ma questo significa che noi dobbiamo ricominciare da capo a ragionare seriamente in grande, dobbiamo cominciare a fare un'analisi seria della domanda e aprire un confronto serio a livello governativo, a livello parlamentare, non per affrontare questioni di emergenze, ma per affrontare questioni di prospettiva. Io credo che su questo, come ci siamo sempre trovati, ci ritroveremo. Poi, come succede sempre anche nelle buone famiglie, si litiga su alcune cose, ma questo è, credo, anche sintomo di vitalità e sintomo del fatto che ognuno di noi crede fermamente e veramente in quello che fa, e questo è sicuramente un buon viatico per tutti quanti noi. Io vi auguro, anche perché ci interessa direttamente, perché sono gli stessi problemi che noi abbiamo come organizzazione, vi auguro sinceramente un buon dibattito e auguro anche a noi di trovare degli spunti interessanti nella vostra discussione. Grazie.